La nuova stagione di seconda categoria prende avvio con l'anticipo che mette di fronte i padroni di casa del Montalfano e i vastesi dell'Incoronata Calcio. Se per la truppa di mister Brognoli le aspettative sono ambiziose, con l'intento di migliorare il piazzamento playoff della passata stagione, l'Incoronata Calcio punta decisamente a una stagione dignitosa, non disdegnando eventualmente una puntatina nei piani alti. La bontà dei due organici si evidenzia nel complesso dei 90 minuti, ma bisogna riconoscere un evidente predominio vastese nella prima mezz'ora. Dopo appena due minuti, Capitan Trentino si avventura sulla fascia destra e la corta respinta di Benedetto sul suo traversone mette in azione Rapino, che cerca fortuna di prima intenzione, mancando di poco il bersaglio grosso. Al quarto si vedono i locali per l'occasione in tenuta granata, che tentano l'affondo con Smiles, il quale raccoglie lo spiovente di Simone D'Alberto, ma non riesce a sfruttare l'uscita a vuoto di Mariani col pallone che va a spegnersi sull'esterno della rete. Al 34esimo torna a proporsi con decisione l'11 di Francesco Mucci, con Romiglio che si insinua furbescamente nella linea difensiva avversaria e dal limite d'aria prova a sorprendere Ghiran, costretto con difficoltà a disinnescare la staffilata dell'11 vastese. Migliore fortuna ha decisamente la squadra montalfanese, che al 36esimo acciuffa il vantaggio grazie a una magistrale conclusione dal limite di Gentile, che su palla inattiva sorprende irrimediabilmente il malcapitato Mariani e permette ai suoi di chiudere in vantaggio la prima frazione. Più movimentata la ripresa, con i vastesi chiamati a raddrizzare il risultato, ma che rischiano grosso in avvio con Smiles che si gira dal vertice d'area e spedisce la sfera a stamparsi sul legno traverso. Scampato il pericolo, col grosso rischio di vedersi tagliate le gambe in maniera irrimediabile, l'Incoronata guadagna metri in avanti e si produce dapprima col tentativo di Auriemma, che costringe Ghiran a respingere con i pugni, e subito dopo col meritato pareggio firmato da Priolo, che stacca di testa e trafigge Ghiran, il quale nella stessa azione era riuscito a disinnescare miracolosamente un piazzato di Auriemma, ma è costretto nel prosieguo all'inevitabile capitolazione. Sulle ali dell'entusiasmo per il risultato rimesso in carreggiata, i vastesi sono di nuovo insidiosi al 24esimo, quando reclamano anche la massima punizione in seguito ad un contatto in area tra Romiglio e Luongo, che il signor Fruci non ritiene di dover sanzionare. L'11 di casa a questo punto si rimbocca le maniche e prende decisamente in mano le redini del gioco. Al 26esimo Gentile riceve da Smiles, si libera con scaltrezza della difesa avversaria, ma non riesce a finalizzare nella maniera sperata. L'11 di casa si riscatta abbondantemente al 35esimo, quando sorprende Mariani con uno spiovente dalla distanza che fa esplodere l'urlo di gioia della tifoseria locale. La replica vastese si ferma al tentativo di Mastrangioli, che di nuca manda il pallone a scavalcare la porta di Ghiran. Il Montalfano al contrario mette in ghiaccio il risultato in pieno recupero a ridosso del triplice fischio, con il neoentrato De Ninis che regala il terzo dispiacere domenicale allo sfortunato Mariani, sorpreso anche stavolta dalla conclusione avversaria dalla lunga distanza. Buona la prima dunque per il Montalfano, ma quanta sofferenza. Mister Brognoli, vittoria meritata se vogliamo, ma anche sofferta, perché soprattutto nella prima mezz'ora del primo tempo l'Incoronata a tratti vi ha messo anche sotto. Sì, è stata una bella partita tirata, come dice giustamente lei, la prima mezz'ora anche per noi che avevamo giocatori che oggi stavano alla prima partita ufficiale, quindi ci è voluto un po' per ritrovarsi in mezzo al campo, ritrovare le distanze giuste. Dopo piano piano siamo usciti fuori e siamo riusciti a portare a casa i tre punti, però è giusto riconoscere anche il valore della squadra che abbiamo incontrato, l'Incoronata, una squadra attrezzata, un buon tecnico che ha preso in mano dei giocatori validi e li sta pure lui sfruttando nel miglior modo possibile. Abbiamo vinto la partita, ringrazio i ragazzi per questa vittoria, per l'impegno che hanno messo oggi, e visto che è anche la prima giornata, per me è un qualcosa di speciale, perché come allenatore è la prima volta che riesco a vincere alla prima di campionato. E ringrazio tutti, ringrazio la società, ringrazio anche la squadra avversaria, perché è stata una squadra educata, sono tutti bravi ragazzi, tutti conoscenti nostri, e faccio un in bocca al lupo a tutti per questo inizio di campionato. Grazie. Francesco Mucci è amareggiato, possiamo dire, tecnico dell'Incoronata Vasto, che pregustava fino a un certo punto almeno il pareggio, perché forse era un risultato che almeno nella prima mezz'ora avevate meritato tranquillamente. Poi che cosa è successo? Niente, si vedono dalle immagini, diciamo che tre tiri, sono stati tre gol fatali. Il nostro portiere, in poche parole, non ha effettuato nessuna parata, solo tre tiri da lontano, calciati, diciamo, bene dai giocatori avversari, e abbiamo preso tre gol, esprimendo un buon gioco. La sua squadra quest'anno a che cosa può ambire? Ma la mia squadra può ambire a nulla,
e a tutto quanto, perché come si è visto esprimono un buon gioco, sono giovani, corrono e sono in grado di poter dare tutto quello che hanno. Però dipende, se le partite sono sempre così, sinceramente non ci si può fare nulla. Montalfano, che ha visto all'opera oggi in questa prima giornata, si dice che è tra le favorite alla vittoria finale, lei concorda? Concordo pienamente, anche perché è una società che sta lavorando da parecchi anni su questo obiettivo, ha persone valide sia come staff tecnico che come giocatori, hanno fatto degli acquisti mirati nelle zone in cui servivano e noi dobbiamo cercare di essere antagonisti seri e corretti come adesso.